Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul. Che cos'è questa roba che vola? Non lo so, vabbè. Scusatemi, partiamo bene. Cancellate, reset. Allora, oggi nuovo video, video di acquisti. Acquisti Lidl. Cercherò di essere il più sintetica possibile, diversamente da mio solito, perché è tardissimo, è tipo l'una di notte, però sono tornata a casa. Domani mattina in realtà lavoro, però sono un po' agitata, sono un po' così, non riesco a dormire, non ho voglia di andare a letto subito. Oggi è stata una giornata un po' particolare, mi sembra di aver perso un sacco di tempo. Avevo in programma questo video oggi pomeriggio, non sono riuscita, visto che sono rientrata e sono ancora, tra virgolette, sveglia. Ho detto, ma sì, dai, giriamolo ora. E quindi spero di riuscire a farvi vedere tutto il più velocemente possibile, così poi anche io me ne vado a letto. Però questa borsa è qua in camera da tipo 2 settimane, quindi è giunto il momento di farvi questo video. Allora, sono stata a Lidl, che come sapete, se mi seguite, non è proprio un negozio vicinissimo a casa mia. Devo andarci apposta, diciamo, non è di quei negozi di passaggio, quelli dove vado spesso, quelli dove mi capita di passare frequentemente, ecco, ci devo andare appositamente perché non è uno di quelli così vicini. Siccome sapevo che era uscita sia la linea nuova di PHBio, sia era ritornata la linea all'acido ialuronico di Sien, ho voluto fare un giretto proprio per queste cose, per vedere se riuscivo a trovare qualcosa. E mi è andata bene, devo dire. E in più ho trovato alcuni prodotti della linea Tropical Summer di nuovo, e quindi ho preso alcune cosine diverse di quelle che già avevo. Vi mostro subito gli acquisti molto velocemente. Tiro fuori dal sacchetto a caso, c'ho qualche sacchetto così, e man mano vi faccio vedere. I prezzi ve li dico approssimativamente perché se sto a guardare lo scontrino, come sapete, ci metto 2 ore e mezza andare a cercare tutti i prezzi, più o meno, ecco. Allora, prima cosa che vi faccio vedere, salviettine struccanti della linea Tropical Summer. Questi qui non le avevo ancora acquistate, non le avevo ancora provate. Ho detto, ma sì, magari anche per i viaggi sono comode, quando insomma non avete sbatti di star lì a usare acqua micellare, struccante e quant'altro, sono comode. Queste sono al lampone e rimuovono anche il trucco waterproof e mascara e quant'altro, e sono queste qui. E abbiamo all'interno 25 salviettine per 1 euro e qualcosa, vi dirò. Poi, della linea PHBio ho preso, c'erano diverse cose ma non tutto, il deodorante neutro, questo qui. Mi incuriosiva, anche se era un po' titubante perché in realtà di deodoranti ne ho, e in realtà ho acquistato anche recentemente quello di Just che funziona da Dio, quindi quello è carissimo, quindi diciamo che sto cercando un'alternativa a quello un pochettino più economica. Non ho mai provato deodoranti biologici, vediamo un attimino questo qua com'è. Roll-on, lunga durata, adatto a pelli sensibili, senza sali di alluminio, con estratti vegetali 100% bio. Boh, vedremo, insomma, questo qua, 2-3 euro. Poi, sempre di PHBio, ho voluto prendere il dentifricio, questo qui, senza fluoro. Io ho voluto prendere quello, mi ispirava a quello un pochettino più particolare come gusto, diciamo così, c'erano i classici, menta, eucalipto, quelle robe lì. Io ho voluto prendere ananas e papaya, perché mi sembrava un po' più particolare, insomma, se devo spendere dei soldi in più per un dentifricio biologico, che sia almeno un po' particolare. E quindi ho voluto prendere questo qui, con questo gusto un pochettino più estivo, un po' più così, giusto per cambiare, perché gli altri mi sembravano dentifrici normali, sinceramente. Quindi, siccome non sono fissata col bio, se vado a puntare sul bio, perché comunque mi piace andare a provare magari qualcosina di nuovo, qualcosina di biologico, se il prezzo me lo permette, che sia almeno qualcosa, insomma, di un po' particolare. E questo mi sembrava un pochettino più particolare, quindi ho optato per questa fragranza, chiamiamolo così. E anche il to sì, il tonico, il come si chiama, il colluttorio, idem con patate. Ho puntato sulla fragranza sempre ananas e papaya. Io in realtà odio l'ananas, però la papaya mi piace, quindi spero che la combo in realtà sia qualcosa di piacevole.
Questo dice igienizzante per il cavolare, protegge i denti, gengive della denti, gengive, protegge denti e gengive della placca batterica. Si vede che tardi, faccio fatica un po' a carburare. Vabbè, sono 250 ml, anche questo ho pagato 2-3 euro, forse 3 euro, 3-4 euro in realtà. Tanto, secondo me, però ero curiosa di provarlo, quindi comunque l'ho voluto prendere, poi vedremo com'è. So che sono comunque prodotti difficili da trovare, quindi probabilmente una volta finiti e terminati, provati questi, non li riacquisterò, però mi sono tolta lo sfizio, ho detto ma sì, proviamo. E anche questo sempre una fragranza un po' più particolare, fragranza a gusto un po' più particolare, e vediamo com'è. Poi ho voluto riacquistare, e questa è una conferma, già provato e riprovato, l'olio anticellulite alla betulla di Sien della linea Nature. Questo è un ottimo prodotto anticellulite, non fa i miracoli come nessun prodotto anticellulite, però sicuramente è un buonissimo olio che aiuta a levigare, rassodare, elasticizzare la pelle delle cosce, delle gambe, insomma. Io lo uso dopo la doccia, mi è piaciuto, il prezzo è modico perché sono 3,99 euro, se non sbaglio, per 100 ml, quindi comunque un buon prezzo per un prodotto anticellulite, che di solito costano ottimo, e quindi quando riesco, quando passo, quando vado da Lidl lo ricompro. Questa è la terza confezione che ricompro, è una conferma, mi piace, quindi ottimo, l'ho preso. Poi della linea sempre Tropical Summer ho voluto prendere sempre questa edizione limitata, che in realtà io avevo già visto, non so perché non l'avevo presa, però vabbè. Avevo lo spray di questi qua autoabbronzanti. Questa è la mousse, quindi una mousse autoabbronzante. Questa dice ideale per pelli chiare. Ho guardato con la differenza con lo spray che ho io. Lo spray che ho io in realtà è per pelli scure. Quindi in realtà sono contenta di averlo preso, perché farò prima, cioè prima utilizzerò questo che è per pelli chiare, ora che sono un pochettino più chiara, e poi magari successivamente userò l'altro spray. Adesso vediamo, perché non ho idea di quanto lo consumerò, quanto lo utilizzerò, se mi durerà quest'estate oppure anche la prossima, non ne ho idea. Comunque è un prodotto che mi ha incuriosito, perché ho notato che comunque un minimo funziona. E quindi per il prezzo che ha, considerando che ci sono autoabbronzanti molto più costosi, questo per 2-3 euro ho voluto provarlo. Vedremo, insomma, mi ha incuriosito parecchio e quindi l'ho voluto prendere. Poi, sempre linea Tropical Summer, ho voluto prendere il lip balm Perfect Peach, quindi gusto, diciamo appunto, pesca, questo qui. Non che io abbia bisogno di balsami labbra, perché in realtà ne ho da consumare, ne ho un altro alla pesca, tra l'altro di M, di Balea, che ho preso recentemente, vabbè, ne ho altri due, insomma, non ne ho e non mi serviva, però il prezzo era veramente modico, 99 centesimi, e io purtroppo faccio un po' di fatica a ricordarmi di idratare costantemente le mie labbra. Quindi voglio cercare di tenere dei lip conditioner un po' ovunque, nel senso che ne so, nella tool belt al lavoro, nella borsa, sul comodino da mettere la sera, in postazione trucco, da mettermi magari prima del trucco, in bagno, insomma, sto cercando di disseminare il mio vivere di lip balm proprio per ricordarmi di applicarlo, perché è una cosa che non uso fare, infatti ho sempre le labbra secchissime. Questo mi ha ispirato sia per il prezzo che per la fragranza. C'era così e c'era giallo, mi sembra ananas. Io ovviamente ho puntato sulla pesca, che è una delle mie profumazioni preferite. 99 centesimi si può fare, quindi preso. Poi, sempre Tropical Summer, sempre linea autoabbronzante, ho voluto prendere anche la crema viso, poteva mancare. Non lo so, ero in vena di acquisti quel giorno, quindi ho fatto delle spese folli che forse tornando indietro non farei. Tipo questa magari non la prenderei, visto che poi leggendo accuratamente cosa c'era scritto sulla confezione di questa qui, c'era scritto che va bene anche per il viso. Quindi forse tornando indietro questa qua non la prenderei, però vabbè.
Questa dice che va bene per tutti i tipi di pelle ed è appunto una crema autoabbronzante, sempre edizione limitata, quindi magari cercherò di non aprirla quest'anno e la tengo da parte. Comunque, anche questa a prezzo comunque modico rispetto a quelli che ci sono sul mercato, per cui si poteva provare e ho voluto prenderla. In realtà in questo momento sto provando quella di Balea, devo dire che non mi dispiace e mi ero scordata di averla in realtà, quindi vabbè, insomma, questa è la seconda crema viso autoabbronzante che acquisto e questa sarebbe la seconda per il corpo, quindi ok, si può fare, dai, mi perdono. Poi, andiamo avanti, cosa c'è? Maschere viso di Sien, non ho trovato quelle in tessuto, se no probabilmente avrei preso quelle, ma io non ne non ho trovato traccia, per cui giusto per provarle ho voluto prendere queste qua in monodose, che poi sono bidose perché sono bustine divise in due, in crema, e ho preso quella Aqua Moisturizing Mask con cocomero, sì, con cocomero, che cos'è? Con cetriolo e aloe vera per pelli secche, quindi diciamo una maschera idratante. Questa qua, queste costano tutte 99 centesimi, quindi questa. Poi quella anti-ruga al Q10 per pelli mature, vabbè, ci sta comunque, questa qui. Poi quella sempre anti-aging con come si chiama? Olio di come si chiama? Melograno, questa qui. E per finire la Purifying Mask, quindi quella diciamo purificante per le pelli miste. Quindi questa qui. Praticamente erano quattro tipologie di maschere e le ho volute prendere tutte e quattro. Quindi ne ho prese una per tipo per provarle a 99 centesimi, quindi 4 euro tutte e quattro. Poi veniamo nel vivo, anzi no, ancora un prodotto. Ho visto che c'era questa linea qui, sempre Sienna. Questa è una spuma shower foam al, diciamo, frutti esotici e caramello, che mi ispirava tantissimo, quindi l'ho presa sia perché è una mousse e io adoro le mousse doccia, quindi non potevo lasciarla lì, sia perché appunto la fragranza era tropicale. Che top, e caramello, quindi secondo me è una delizia per i sensi. Spero sia così, non l'ho ancora provata. Sono 200 ml per qualche euro, 2 euro circa. Quindi, appunto, dovrebbe avere questo profumo fruttato, esotico e più molto dolce dato dal caramello. Io boh, non lo so, vediamo. Comunque, mi ha incuriosito, per cui è comunque un prodotto che come tipologia mi piace, quindi l'ho voluto acquistare. E poi vedremo. Sicuramente un prodotto estivo da usare adesso a breve. Poi, sempre Sienna, linea diciamo sun, quindi linea solare. Ero tentata anche dall'olio spray, poi fortunatamente quello mi sono riuscita a contenere e non l'ho preso perché ho altri in realtà solari che vi farò vedere poi. Adesso non so se caricherò prima o dopo questo video, però sono stata anche al DM, ho preso già diversi solari. Mi sono lasciata tentare da questa crema viso opacizzante, quindi antilucidità per una pelle morbida e vellutata, quindi crema solare opacizzante, fattore solare 30, 2-3 euro. Ok, quindi così con i solari sono a posto. Poi linea finalmente all'acido ialuronico. Ho preso due per tipo del siero e della crema. Allora, due confezioni di siero, questo qua. Vi dico, io in realtà ero molto indecisa perché avevo letto ottime recensioni su questi prodotti, ma in realtà le ottime recensioni riguardavano non il siero, ma il gel che vi faccio vedere poi. Quindi in realtà di questo mi sono un pochettino pentita perché in realtà l'INCI non è proprio ottimo, solo che io non sono un'esperta di INCI, quindi quando ero lì al momento non mi ricordavo
quale fosse dei due prodotti quello decantato e tanto ammirato da tutte, ho visto che comunque era un siero, i sieri mi piacciono, aveva comunque un prezzo relativamente basso per essere un siero all'acido ialuronico, per cui ho deciso di prenderne due perché so che questi, non perché sono pazza, ma perché so che questi prodotti sono difficili da trovare. E quindi in tanti blog, in tante cose che ho letto, dicevano se li trovate fate scorta perché poi è difficile trovarli. Quindi io non sapevo quale dei due fosse e quindi alla fine ho preso due e due. All'inizio avevo preso tre dell'altro, che avrei fatto bene a prendere tre dell'altro e uno di questi. Poi alla fine ho detto no, facciamo due e due. E vabbè. Quindi ho preso due di questi sieri al doppio dice duo hyaluronic acid per pelli molto secche, ma in realtà questa cosa è relativa, nel senso che io lo sto utilizzando poi in questo momento, l'ho aperto da qualche giorno, un paio di giorni, una delle due confezioni, questa qua vuota, e vi faccio vedere com'è. Apro l'altra perché l'altro è in bagno, è fatto così, è una confezione da 30 ml. È un gel molto liquido, molto fresco, si assorbe super velocemente, quindi sì, è indicato per pelli secche, ma in realtà non è quei gel o quelle creme molto pesanti, appiccicose, che rimangono molto pesanti sul viso. In realtà, una volta veramente steso, tende ad asciugare subitissimo, quindi perfetto anche come base make-up. Magari d'estate una pelle normale o mista può utilizzare anche solo quello e poi andare subito a truccarsi. Per il momento a me sta piacendo, però mi riservo di parlarvene poi più in là quando l'avrò testato meglio. Comunque niente, questo qua è il siero e ne ho prese due confezioni. A me per il momento devo dire che non dispiace. È molto leggero, liquido, si assorbe velocemente, per cui ci sta. Poi ah, ecco, c'era un'altra cosa, scusate, che non c'entrava niente con quella linea. Sempre di PHB ho preso anche il sapone detergente intimo. Questo qui è rosmarino, timo e menta, delicato. Questo costava un po', ci ho pensato parecchio se prenderlo o non prenderlo, perché comunque costava sui 2-3 euro per, dove sta scritto, 250 ml e 6 mesi di PAO, quindi comunque più dei budget che io di solito mi do per questa categoria di prodotto, quindi cioè non spendo tanto di solito per un detergente intimo, però è anche vero che il detergente intimo è comunque un detergente che andiamo a utilizzare su una zona delicata e particolare del nostro viso, per cui ci sta di spenderci un pochettino di più. Ogni tanto lo sfizio me lo tolgo e quindi ho detto vabbè, ascolta, vado una volta ogni morte di papa in sto posto, già che l'ho trovato e so che comunque da Lidl costano meno rispetto al DM dove trovo tutta la linea PHBio, però di solito non la prendo perché comunque secondo me ci sono cose da DM che valgono di più la mia attenzione rispetto a queste che comunque so che trovo anche a meno. Quindi già che ero lì ho detto ma sì, dai, prendiamolo e quindi preso. Poi sempre della linea appunto acido ialuronico, che faccio fatica a dire, ho preso ovviamente l'acqua micellare, quindi questa qua è fatta così, 200 ml per boh, sempre un paio di euro, va bene per tutti i tipi di pelle e niente, ovviamente l'acqua micellare è la tipologia di struccante che io utilizzo di più in assoluto, quindi non potevo non acquistarla e quindi tra tutti i detergenti che c'erano, questa ovviamente è venuta a casa con me. Poi c'erano due tipologie di detergente in gel. C'era questo che ho acquistato io con la pompetta 200 ml cleansing gel, deeply cleanser the skin and maintain its natural moisture balance per tutti i tipi di pelle, sempre con acido ialuronico. Scusate il mio inglese, ma a quest'ora potrebbe anche essere peggio di quello che potrebbe essere. Vabbè. Comunque c'era questo e un altro un po' più piccolo da 150 se non sbaglio, con non l'erogatore così, ma con l'erogatore di quelli che schiacci, si alza leggermente e poi esce il prodotto. Io sinceramente non riuscivo a capire la differenza tra i due prodotti, non capivo che differenza ci fosse perché su entrambi c'era scritto cleansing gel. Quindi il mio ragionamento è stato puramente economico e di quantità, quindi questo erano 200 ml, l'altro era meno, e
e quindi come prezzo diciamo che mi conveniva di più questo che in più aveva l'erogatore così rispetto all'altro. Quindi tra i due alla fine ho preso questo, semplicemente per quel motivo, ma non chiedetemi la differenza perché io sinceramente non l'ho capita e non so se ci fosse sinceramente differenza. Probabilmente sì, ci sarà stata una differenza perché se li hanno fatti diversi probabilmente una differenza c'era, però io non l'ho capita, quindi ho puntato a questo. E vedremo un po' come mi troverò. Ho intenzione di usarlo con il Foreo, quello, e insomma come detergenti. Io non amo particolarmente i detergenti viso, sono sincera, però ci vogliono, cioè ne consumo meno rispetto alle acque micellari e gli struccanti, però ci vogliono. E poi per finire il cazzo, sempre come struccante ho preso anche questa cleansing lotion. Quindi questo sembra più un latte detergente, quindi sembra proprio una lozione proprio opaca, vedete come la confezione è uguale, diciamo, la confezione, però questo è un gel trasparente, questa invece è una lozione, sembra quasi un latte, per tutti i tipi di pelle anche questa. L'ho presa perché diceva che appunto si può usare su un dischetto di cotone, scusate se sono così abbassata ma mi sto grattando perché mi sto mangiando le zanzare. Dice che si può usare, vabbè, per rimuovere make-up e impurità se ben eccesso, applicare su un dischetto di cotone su viso contorno occhi senza risciacquo. Ecco il motivo per cui l'ho acquistato, perché acqua micellare e lozione questa qui sono senza risciacquo, mentre ovviamente il cleansing gel è un detergente, quindi va risciacquato. Tutto ciò che mi richiede di risciacquarmi il viso con l'acqua a me dà un po' noia. Questo mi ha ispirato come prodotto perché lo posso utilizzare appunto come struccante, però non sono obbligata poi a risciacquare il viso, quindi è quel passaggio in meno che se ho tempo faccio, se non ho tempo va bene anche così. Quindi mi ha ispirato e l'ho voluto prendere per quel motivo. Calcolate che sempre è un'edizione tra virgolette limitata, quindi poi non so se li troverò e quindi già che c'ero ho detto prendiamo. Mi sono limitata giusto perché c'erano mille, c'era l'altra tipologia di struccanti, c'erano mille creme, c'erano un sacco di cose, mi sono data un limite, tra virgolette, cioè su quello che so che potevo utilizzare e ho fatto queste scelte, ah, più o meno ragionate, ecco. Poi ho preso, Madonna, mi stanno mangiando queste zanzare, bastarde, che bastarde. Vabbè, ho preso due, e questo è il pezzo forte, gel all'acido ialuronico. Per tutti i tipi di pelle, sempre con doppio, non so cosa intende per doppio, forse doppio peso molecolare, non lo so, di acido ialuronico. Questo è il prodotto di cui ho sentito meraviglie, ho sentito parlare benissimo di questo prodotto ed era questo quello di cui tutte parlavano e che tutte dicevano fatene scorta. Io purtroppo mi sono resa conto dopo, quindi ho preso i due sieri e due di questi, mentre in realtà avrei dovuto prendere magari tre e uno. Vabbè, insomma, ci sta comunque. Questo è veramente un ottimo inci, a differenza dell'altro che ha l'alcol al secondo posto, ma me ne sono accorta poi perché sì, al momento lì l'ho visto, però sai, io non mi faccio condizionare troppo dall'alcol perché sono abbastanza abituata anche a prodotti tedeschi, tipo quelli del DM, Balea e quant'altro, che comunque hanno sempre alcol. A me non dà particolarmente fastidio, diciamo così, però sicuramente questo è meglio. Questo è un gel puro, proprio vedete, trasparente, fatto così, di acido ialuronico 30 ml, quindi sempre come l'altro, anche se la boccetta sembra più grande in realtà. E questo ha un inci veramente ottimo, il prezzo anche è ottimo, considerando questo non ha alcol, no, esatto. Considerando il prezzo che stiamo intorno ai 3-4 euro, comunque è un ottimo prezzo, considerando appunto che l'acido ialuronico non è che costa, però considerando quello che c'è sul mercato, questo sicuramente è un ottimo prezzo per il prodotto che è. Quindi sono contenta di averne prese due confezioni. Non l'ho ancora provato, quindi non vi so dire. Non so se riuscirò a metterlo in uso già direttamente quest'estate perché ho veramente tantissime cose da provare, quindi non lo so, anche perché sto provando appunto il siero. Vediamo, vediamo. Per il momento la mia pelle ha ancora bisogno di qualcosa di più, quindi non sono ancora passata alle creme belle fresche, in gel e quant'altro. Sono ancora sul sì come siero più leggero e per il giorno sto leggera, ma la sera vado ad idratare ancora molto bene con creme abbastanza ricche.
Vediamo, insomma, quando lo metterò in uso, poi sicuramente vi farò sapere qualcosa di più. Però contentissima di averlo acquistato. Per finire, delle tre tipologie di creme che c'erano, ho voluto prenderne una perché sia mai che la lascio lì. Scusate, ma mi stanno veramente massacrando. Ma perché mi pungono così ste bastarde? Sono veramente bastarde. Vabbè. Mamma mia, poi io avevo gli stivali, tutto il segno degli stivali. Vabbè. Ho preso, c'erano tre tipologie di creme. Una che non si capiva che crema fosse, sempre in gel, moisture gel forse. Questa è acqua gel 24 ore moisture for the normal skin type. Quindi diciamo per pelli normali 24 ore crema gel idratante. Quindi ho detto sì, stiamo su questa. C'era quella invece per pelli secche, che ovviamente ho scartato perché comunque tutto per pelli piuttosto secche. Invece questa era quella per normali. Io non ho la pelle secca, anzi, la pelle mista, mista, sì, non è grassa, è mista. È disidratata, però non è secca. Anzi, mi si lucida e quindi ho optato per questa e poi ce n'era un'altra che appunto boh, non capivo la differenza, sinceramente, non c'era nessuna indicazione particolare, quindi tra le tre diciamo che questa era quella che più mi sembrava adatta al mio tipo di pelle. E ripeto, questa per peli normale, c'era quella per peli secche e questo terzo tipo che non ho capito. Non mi ricordo, non ho capito, non si capiva bene insomma la differenza, quindi alla fine sono andata su questa per 2-3 euro, 3-4 euro per 50 ml soliti formato classico da crema. Sì, 50 ml. E niente, quindi questa. E nulla. È tutto. Finito. Questi sono tutti gli acquisti fatti a Lidl. Io sono molto contenta, ho speso un po', devo dire, pensavo di spendere meno, però vabbè, mi sono lasciata trascinare dagli eventi, trascinare dal fatto che da Lidl non vado mai e che queste linee sono difficili da trovare perché sono edizioni limitate. Tra l'altro ho appena letto da qualche parte, forse su Instagram, può essere, che ritorna nei negozi la linea latte d'asina. Può essere? O sto dicendo una cazzata, dovrebbe essere così. Però è una linea che a me non ispira tantissimo perché c'era crema giorno, crema notte, detergente e un'altra cosa. Però diciamo che di creme ne ho fin sopra i capelli, cioè io non posso più comprare creme perché non le consumerò mai. Cioè veramente sono a posto con le creme da qui a non so quanti anni, anche perché non è una cosa che, cioè se ne usa poca e non è una cosa che consumo così facilmente come acqua micellare, tonico. E sì, siero, contorno occhi, siamo lì, sono le cose che consumo di più. Per il resto faccio più fatica, ecco, consumo molto meno, molto più lentamente. Quindi veramente di creme sono piena fin sopra i capelli, ne ho tipo 8 aperte e non riesco a stargli dietro, quindi veramente creme basta. Latte detergenti non mi piacciono, come sapete non è un prodotto appunto che utilizzo così spesso e volentieri. Ho preso appunto questi detergenti già, per cui sono a posto e ne ho altri da consumare, per cui veramente basta. E quindi sicuramente non è una linea che andrò ad acquistare, però se vi interessa c'è. E oddio, quando pubblicherò il video non lo so in realtà se ci sarà ancora, però io ho visto questa notizia su Instagram qualche giorno fa, quindi boh, vedremo. Sapete che da Lidl mettono, tolgono, fanno, disfano, rimettono, si sa mai, bisogna stargli un po' dietro, io purtroppo non ce l'ho vicino, quindi quando capto informazioni passo e faccio un giro, a sto giro mi è andata bene e culo perché di solito insomma non sono così fortunata, invece a sto giro è andata bene e nulla, quindi io vi saluto, prestissimo vi farò il video haul degli acquisti DM, tanto per cambiare, e in realtà ho altre due o tre cosette acquistate qua e là da mostrarvi, tra cui tinta capelli, tra cui maschera Origins, insomma un po' di cosettine extra DM che però includerò in quel video che così facciamo prima. E nulla per oggi, anzi per stanotte, insomma non so più neanche che ore sono, è tardi comunque, credo che si veda la mia espressione.
Comunque, vi saluto e spero, insomma, di avervi tenuto un po' di compagnia, di avermi mostrato qualcosa di carino e di utile e nulla, al prossimo video, un bacione. Ciao ciao!